Guidato dai super alcolici, è stato sorpreso in compagnia di alcuni uomini di colore, giusto per ribadire ancora una volta che lui non va con i trans. Vediamo le principali notizie di oggi. Brunetta riceve una bolletta della luce da 14.000 euro. Niente di allarmante, aveva solo invitato a cena Barbara D'Urso. Attico del cardinale Bertone. Il Vaticano apre l'inchiesta su due manager del Bambin Gesù. Ma perché? Adesso fa anche le serate. No, all'ospedale. Intercettazioni telefoniche. La ministra dello sviluppo economico Guidi si dimette. Un ministro colluso che si dimette in Italia il 1° di aprile. Ma fateli bene questi pesci, cretini. Bertolaso promette: se sarò eletto sindaco si potrà fare il bagno nel Tevere. Fantastico, così smetteremo di usare come piscina le buche sulla Casilina. Madonna, veramente. Cinema, impazza la mania del prequel. Dopo quello della Bella Addormentata nel Bosco con Angelina Jolie e quello di Biancaneve con Charlize Theron, arriva nelle sale quello della Carica dei 101 dal titolo "Te l'avevo detto di sterilizzarla". Per il momento è tutto, ricordate che le news di Studio Chiuso proseguono su Twitter all'account @ Jerry il Romano. Adesso vi lascio e vado in corso Buenos Aires a correre nudo con un calzino sul pene. No, non è per le iene, lo faccio tutti i venerdì. Il sedativo da orsi che mi sparano dai tetti mi fa una pelle luminosissima. Arrivo! Ciao Jerry! Cioè voi vi rendete conto cosa ho fatto per promuovere sto cazzo di sei film? Sei un grande, Marco. No, sei un grande. Sono un malato di mente, ragazzi, grande. Veramente. Cioè, il pubblico ha apprezzato. Sì. Più che altro ho perso una moglie, ho perso mio padre, non mi vuole più parlare. Tanto per quello che ci facevi con tua moglie. Vai, coglione! Merda! Sono le 14.03, amici! Bravo! Chi non va al cinema? Chi non va al cinema? Chi non va al cinema? È povero! Ma pure di fofo! Questo programma è offerto da... La vita è una merda. Pensa che prima o poi dovrò morire e non le ho ancora scopate tutte. Ma chi è? Anzi, continuano a nascere. Nico Carminati. Eccomi qui, Wender, con le presigle nuove. Andiamo con la numero uno. Milano, via Turati 9. Sì. Radio 105. Sì. Lo Zoo di 105. Sì. Un programma con una storia alle spalle. Sì. Un programma con un passato incredibilmente incredibile. Sì. Storie vissute. Mm. Gente caca mutante. Vabbè. Amore. Sì. Divorzi. Frucismo. Tanto volgarismo. Ma alla fine noi non abbiamo inventato nulla. Abbiamo solo portato la vita di tutti noi in radio. Quindi, per tutti i moralisti falsi, maledetti, non spaccateci la minchia perché siamo volgari, perché noi non lo siamo. Perché noi non lo siamo. È opinabile. Anzi, noi siamo quelli che fanno la radio vera, sì. E non come tutti gli altri che hanno 200 autori che li scrivono anche quante volte devono pisciare. Questo è vero. Onda, presenta il nuovo disco di Madonna, batti tre volte il pugno sul tavolo, il nome, il cognome, chi sei, l'orario, poi piace, vuoi meglio pisci tre volte, hai 4 minuti di tempo, poi ritorna in onda e rimane la stessa cosa per 4 ore. Chiaro? Chiaro. Noi non vi facciamo il segnale orario, no. Non parliamo di maratone e non leggiamo le notizie prese a cazzo dal web. Noi siamo voi, noi siamo lo Zoo di 105. Ci sarà un motivo perché siamo diventati il programma più ascoltato d'Italia. Qual è? Qual è? Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Beh, niente treni oggi? Lo sento nascere. È un doppiatore professionista. Sento crescere in me. Il problema è quello che gli scrive i testi. Come un brivido che. Un italiano agghiacciante. Non puoi comprendere. Si chiama Vincenzo Giannatempo in arte Wender. Le regole. Noi siamo voi, ragazzi. Oltre ogni limite. Ma non ti molla mai. Che assenza di punteggiatura. Non ti molla mai. Non hai mai ricevuto un messaggio da Paolo allora? Io non esisto da mio. Non ti molla mai. No, non ti molla mai.
fa parte di te. Sei licenziato. Welcome to the zoo. The 105 zoo. Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.